aspetta, aspetta, hai perso la sfida. Oh, sei arrivato. Dai, ecco, ti aspetto qua sotto. Il mio ciuchino non sapeva nuotare bene la lava. Hai e perso, quindi... che schifo. Volevi, hai anche barato e avevi perso. No, le buttate tutte. Oh, carote, oh, le carote. Ah, alla fine le hai fatte davvero. Ah, quante ne hai fatte? Stanno andando ovunque. Cosa non fanno le carote d'oro? Mangi e poi dopo caghi uova d'oro. Vediamo. Forzati un attimo, vediamo se esce qualcosa. Ho uscito questo. Perché è una palla di neve? Ma perché non ti faccio danno con le palle di neve? L'hanno tolto? È vero, una volta tipo mi facevi fare... Oh, guarda, esatto. Tiramene una, tiramene una. Oh. Sì. Che versi fai? Vabbè. Aspetta, 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 aspetta. Cosa? Vai, colpiscimi. Vai. Oh, yeah. Ti piace in mutande? Tantissimo. Aspetta, ma forse il... Hai anche una bellissima voglia sulla spalla, tra l'altro. Sì, io non ho capito. E hai un braccio di una tonalità diversa dall'altro, anche le gambe. Mettiti in F5. La skin. Sì, ma mettiti in F5. Hai le braccia, la parte sinistra diversa dalla parte destra. Perché uno è bionico. Ah, ok. Ha dovuto fare questa cosa. E vi assicuro che per fare la skin nuda c'è stato un botto di tempo, quindi... Solo per questo io metterei un botto di mi piace in questo episodio per vedere cosa succederà di strano nel prossimo episodio. Mi toglierà le mutande! Ok, se ti do una carota d'oro le tieni, vero? Va bene. Ok, ora... Oh, è finita la carota! Oh! Mi sto togliendo le mutande! Tieni un'altra carota! No. Torna subito! No, 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 che fa? Ti giuro che se ti togli le mutande ti do fuoco. Sai cosa si dice dei conigli? Che io ti do fuoco. Ecco cosa no, si dice. No, che ci danno dentro! No. Ok, mi sono vestito, basta. Ok, bravo. Torna nella mia Batcaverna e ti lascio stare. Va bene, ciao Loki! Ciao! Occhio allo scheletro. Aspetta. No, è vero, quello scheletro lì. Come si chiama adesso, quello scheletro? No, no, tu adesso mi accompagni e andiamo a ucciderlo. Ma io c'ho una spada di ferro e basta e la mia armatura... Accompagnami e lo andiamo a uccidere. Vai. Vieni? Ah, sei lì dentro, fai il verso del TARDIS. Ma perché devo fare il verso del TARDIS? No. No, in realtà è... Dov'è? Dov'è? Non c'è più. È là in no, è un pigman quello. Non c'è più. Oh. Meno male. Meno male. Giù nella lava. Niente, si sarà suicidato per la tristezza. Vabbè, io qui ti lascio fare il io viaggio. Io ti saluto e vado. Ciao! Ciaone! Ciao! Okay. Ciao! Sembra un po' uno che scatarra. Sì, che però, stiamo scatarrando, è vero. Vabbè, il TARDIS è anche quello. Salve a tutti ragazzi, sono sempre Redbox e bentornati nel mio canale. Oggi sono qui di nuovo sulla Tabicraft e mi trovo in un posto un po' speciale. Vedete la bandiera là dietro, avete già capito dove mi trovo. Sono dal cileno e sono dal cileno per fare qualcosina alla sua base. Ma non saprei bene cosa adesso, mano a mano che vado ad esplorarla. Vedrete cosa avrò deciso di fare. Innanzitutto ho appena fatto una sfida con Tearless, una sfida del chi vince regna, di andare a minare nelle miniere. Io avevo preso molta roba, però ho perso e gliel'ho dovuta dare. I miei primi diamanti li ho trovati così, ho anche preso l'achievement. Detto questo, io direi di cominciare il troll a tizio 20. Innanzitutto, siccome questi cactus sono molto grossi, direi di tagliarli un pochino, almeno potrebbero tornarci utili. In un modo in cui, vedrete presto. Allora, ci servono questi cactus, magari ce ne prendiamo un po' di più. Tanto ricrescono, quindi, tizio, stai tranquillo che non ti sto demolendo la tua coltivazione di cactus personalizzata. Ok, là c'è dell'ossidiana, ma vabbè. Guardate quanta cavolo di canna da zucchero c'è lì. Ok, allora prendiamoglieli tutti senza toglierglieli. Ok, e poi li andiamo a mettere tipo in ogni posto di passaggio in cui lui deve passare per entrare e uscire di casa, per entrare e uscire da tutte le parti. Io lo vado a riempire di cactus in modo che debba proprio star lì a prendere un po' di danno ogni volta in modo fastidioso. Ok, li abbiamo presi abbastanza. Prendiamo anche la sabbia per metterceli sopra, perché ho solo una mezza spada di ferro e niente di più. Io ancora non ho nulla in diamante, perché l'unico diamante che ho trovato me l'hanno mandato... Cioè, l'ho dovuto dare a Tearless, perché ho perso. Ok, sono riuscito a bloccargli l'entrata.
da quella parte. Qui non ce la posso mettere, quindi adesso la rimettiamo a posto. Ok, il nostro troll sta procedendo bene. Adesso, tutte le cose che io, tra virgolette, ho preso perché le ho dovute togliere per fare sta cosa, gliele sto mettendo via perché non voglio appropriarmi di nulla. Quindi se adesso glielo scrivo, troverà tutto qui. Allora, ok, quello che manca lo trovi qui o in altre chest. Ci siamo firmati perché giustamente una cosa del genere volevo firmarmi. Adesso mettiamo qualcosa anche qua, così se deve andare a fare gli incantesimi deve per forza passare per il cactus, che poi ovviamente possa distruggerlo, questo è un altro discorso. E beh, ovviamente andiamo a circondare il suo letto da i cactus. Mi sembra ovvio. Ok, ho finito tutta la sabbia, mi sono rimasti 3 cactus, questi me li tengo perché me li porto nel mio bioma. Direi che li abbiamo riempito abbastanza di cactus in giro per la mappa, tipo all'entrata, all'uscita, davanti alle mucche, davanti lì, li ho messi un po' anche sulla ferrovia. Ma c'è rimasta una cosa da fare e l'andiamo a fare adesso. Ok, mi sono fatto un paio di cesoie, adesso posso togliere sta roba. Aia cacchio. Vado a sostituire tutti i colori della bandiera, cioè dove c'è il rosso vado a mettere, cioè dove c'è per esempio qua, adesso ci metto il blu o il rosso, dove c'è il cerchio, dove cioè vado a sostituire tutti i colori della bandiera per farla diventare la bandiera di un altro stato praticamente. Chissà se se ne accorgerà o no, magari di primo impatto non se ne renderà conto, però poi ovviamente credo se ne accorga, perché chi non si accorgerebbe che la propria bandiera è stata cambiata di colore? Così sembra la bandiera del Giappone. Ok, ho finito l'opera d'arte, tra virgolette ho fatto, come vedete, una bandiera a caso. Ho mescolato i vari colori, ho anche ammazzato un paio di pecore, quindi mi è rimasta un po' di lana bianca e 2 pezzi di lana rossa. Ma vabbè, adesso gli metto un cartello tipo qui, con scritto... Ecco la nuova bandiera del Cile del 2000. Aiuto, arriva lo zombie! Vai, Red! Fatto! Che pelo! Ce l'avrò fatta a finire di scrivere il cartello? Sì, magari. Zombie, grazie. L'avrei dovuto fare di giorno tutto questo. In realtà era giorno, adesso è notte. Porco cane. Ok, perfetto. Un villager zombie, salve!
Chissà se... Ah no, che cos'è? Perché mi ha... Ah, perché ho mangiato la carne di zombie, ok. Allora, ho finito la bandiera del cileno, che l'ho lasciata qui, guarda, c'è anche il cartello, magari ci metto anche una lucetta, sì, ce le ho. Ci metto una lucettina qua, tipo per illuminarla tutta benino, ok. Sta diventando giorno, finalmente... Ma per favore, mi lasciate stare, che ho quasi finito la spada. Ce ne torniamo dal signor... vabbè, salve, zo... Perché c'è un coso rotto lì? Aia. Devo passare. Ma che cazzo si teletrasportano i mostri? Ma che fate? Oh. Vacca se muoio, vacca se muoio, vacca se muoio, vacca se muoio. No, 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 no. No, 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 c'ho un cuore. Se morivo, mamma mia. Se morivo per trollare tizio era destino che io non debba trollare nessuno. Adesso appena... Tieni qua, ok. Vieni qua. No, no. Scheletro di merda. Scheletro di merda. Oh. E ora rimettiamo anche questo al suo posto. Ok. Togliamo sto pezzo di terra. Noi non distruggiamo niente. Siamo dei trollini bravi, dai. Però il maiale me lo porto con me. Cioè, non nel senso che... però lo uccido e mi mangio le sue carni. Ok, allora direi che per questo trollerino è finito qui. Diciamo che la bandiera, guardate che bella la bandiera dalla distanza, sembra un misto tra quella americana però fatta a scacchi e un osso buco, e poi qua ci sono le pecore, qua c'è il cactus che è cresciuto, stanno crescendo i cactus, è un ottimo segno. Potrò finalmente, dopo voglio vedere la reazione di tizio quando vedrà tutte queste cose. Avrei potuto andarci più pesante, però non ho più tempo per continuare questa cosa. Quindi adesso noi ci mettiamo qua, diamo un ultimo sguardo, anzi... vediamo un attimo là in fondo. La bandiera rende anche dalla distanza. E vabbè, per questo video è tutto. Se vi è piaciuto e volete vedere altri troll, mi raccomando, se volete vedere altri troll ad altre persone, che questo video arriva a 1012 mi piace, così a caso, farò un altro troll. E poi mi raccomando, scrivetemi nei commenti chi volete che io trolli, perché appunto, se lo scegliete voi, magari vi piace anche di più poi vederlo. In questo episodio ho trollato tizio, e come avete visto nella intro, anche se non siamo arrivati a 2001 di Stia nello spazio like, che era una cosa random, avete visto Loki in mutande che mi ha portato le carote d'oro, che tra l'altro ho in base. Detto questo, io vi saluto e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Vi ricordo di lasciare tanti mi piace se volete vedere altri troll, e scrivetemi nei commenti chi volete che io trolli. E noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciaone!